Buonasera e benvenuti da parte di tutto il Tour of the Alps. Tour of the Alps che riparte nel 2021 con questa 44esima edizione, riparte dopo un anno di pausa. Tutti sapete cosa sia accaduto, tutti conoscete i motivi e d'altra parte qualche segnale lo trovate anche qui intorno a me. Di solito attorno a questo periodo ci troviamo insieme a tanti amici, insieme a tanti partner, insieme ai campioni per parlare di un'edizione appassionante, di un'edizione... Sempre più importante come lo è stata nel corso degli anni. Quest'anno, come vedete, in questa sala ci sono solo io, ma fortunatamente, grazie alla diretta streaming, molto presto ci saranno tanti altri voci importanti, persone importanti a raccontarci il loro punto di vista su questo evento. Che nonostante questo anno di pausa continua a crescere, questo evento che nonostante l'anno di pausa è tornato a raccogliere la fiducia e il supporto di importanti sedi di tappa, quelle che già attendevano il Tour of the Alps nel 2020 e che hanno dovuto attendere qualche mese in più fino ad aprile 2021, dal 19 al 23 per l'esattezza, per vivere la loro grande voglia di ciclismo. Da Bressanone, che sarà la grande partenza, la prima in Alto Adige, si passerà per Innsbruck, si passerà per Feitenminkounertal, Imst, Naturno, la Valle del Chiese e il Gran Finale in Trentino a Riva del Garda. Questa sera il bello dello streaming è anche poter dare il benvenuto a persone che ci seguono da ogni parte del mondo. Ed è a loro che mi rivolgo in questo momento for everybody following us from abroad, away from Italy, anywhere in the world. Thank you for being here. We really appreciate the fact that the Tour of the Alps is collecting so much love and so much attention from everywhere in the world. As a testament of that, Keep in mind that if you are watching this video on Facebook or YouTube, you can activate subtitles either in Italian, English or German just by clicking the option. Tornando alla lingua italiana e tornando al tema dei percorsi, già appunto l'abbiamo ricordato, saranno gli stessi che erano stati annunciati per l'edizione 2020. Quindi un percorso in 5 tappe, 716 km oltre 13.000 m di dislivello. Noi naturalmente lo conosciamo in memoria, ci abbiamo studiato per un anno, ma visto che è passato un po' dall'ultima volta che ve lo abbiamo raccontato, ecco qui un breve promemoria. <music>

when I kiss that ring, you play games and shut me down when I kiss that ring, you lost that right. You play games, and shut me down when you lost that right Quando si torna dopo una pausa da cosa si riparte? Si riparte dalle certezze. Le certezze del Tour of the Alps sono certamente i suoi partner territoriali. Il Trentino, il Tirolo, l'Alto Adige, che sono uniti all'interno dell'Euregio che appunto porta i loro nomi, un'unione che ha aperto la strada ad altre iniziative, un'unione che continua a produrre grandi risultati. Il Tour of the Alps 2021 parte dall'Alto Adige e così partiamo anche noi dal Sud-Tirolo con il nostro elenco di ospiti. Il primo è il direttore marketing di DM Sud-Tirol, Wolfgang Tochterle. Buonasera Wolfgang. Buongiorno a tutti e cari saluti dall'Alto Arige. Ecco, il Tour of the Alps ormai è un'esperienza che tocca la sua quarta edizione, non volendo considerare quella dello stop dell'anno scorso. Eh, un progetto nel quale la collaborazione euro-regionale ha trovato grande concretezza e grande identità aprendo la strada per altre iniziative. Qual è il senso della collaborazione euro-regionale in questo senso? Tour of the Alps va ben oltre l'eccellenza nel turismo e non si tratta solamente di comunicare lo straordinario paesaggio montano delle regioni alpine ad un pubblico internazionale di milioni di persone. Riguarda l'orgoglio sportivo e lo spirito di squadra e una squadra è anche alla base dell'idea della regione europea Tirolo-Trentino-Alto Adige. In un momento in cui l'Europa dovrebbe crescere insieme e quando a volte sembra che questa grande idea venga sacrificata per far spazio al protezionismo dei paesi o all'egoismo delle singole regioni, è importante dimostrare che insieme siamo i più forti di ognuno di noi individualmente. Con Tour of the Alps dimostriamo. Questo grande successo comune e poiché il risultato è stato molto positivo, nell'agosto del 2020 abbiamo firmato un accordo per la creazione di un nuovo gruppo europeo di cooperazione territoriale. Questo costituisce la base per ulteriori iniziative transfrontaliere tra le aree della Regione Europea Tirolo-Alto Arige-Trentino. Molto bene Wolfgang, è un messaggio veramente importante quello che arriva dall'Alto Adige, grazie mille per la collaborazione e ci vediamo presto al Tour of the Alps. Grazie a tutti, un caro saluto dall'Alto Adige. Grazie mille Wolfgang e saluti all'Alto Adige, proprio come il Tour of the Alps prende il via da Bressanone e va verso il Tirolo, in particolare la città di Innsbruck, noi raggiungiamo il capoluogo del Tirolo e salutiamo il managing director. Di uh, Tirol Ferbung, Florian Fletz Herzlich willkommen im Namen der Tirol Werbung zur Team Tour of the Alps 2021. Ecco, ricordiamo ancora una volta che per i contributi in lingua straniera sono disponibili i sottotitoli in italiano, inglese e tedesco. Florian, the Tour of the Alps now in its fourth year of the project. is becoming more and more of a benchmark, of a reference point for the start of the uh, summer season for all of your three lands. So how important it is to have such a project to start up this summer? Wir alle erleben durch die weltweite Covid-19-Pandemie derzeit eine herausfordernde Zeit. Auch Reisen, Sportveranstaltungen und Freizeitgestaltung sind eingeschränkt. Wir können aber mit Zuversicht und Optimismus gerade in den Sommer 2021 schauen. Jeder Beginn braucht einen Startschuss. Und die Tour auf der Alps in unserer Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino kann genau dieser Startschuss für den Sommer 2021 werden. Die Sehnsucht und Lust auf Bewegung in der Natur und Freizeitgestaltung in den Bergen ist groß und wurde in den letzten Monaten noch stärker. Es freut mich daher ganz besonders, dass wir mit der Tour of the Alps bereits seit einigen Jahren ein gemeinsames, erfolgreiches Projekt haben, das diese Europaregion mit Leben füllt. Gleichzeitig präsentieren wir uns gemeinsam über mehrere Tage in einem internationalen Scheinwerferlicht mit unseren Stärken von vielen spannenden, hervorragenden Bike- und Radmöglichkeiten. Die Tour of the Alps Steht für ein Gemeinschaftsgefühl in unseren Regionen und bei den Radsportlern. Ich bin überzeugt, dass dieses Gemeinschaftsgefühl gerade zu Beginn des Sommers 2021 ganz stark spürbar sein wird. Vielen Dank, Florian. Es ist eine sehr gute Message und eine sehr positive Message a Season, die wir hoffen wird, sehr anders very Vielen Dank, Florian. Wir freuen uns alle auf eine spannende, erfolgreiche suur auf der Alps 2021. Danke, vierteng und ciao in der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino. E quindi salutiamo anche il Tirolo. Ultimo ad entrare in scena come territorio, ma sarà anche poi quello che ospiterà la grande conclusione arrivata del Garda, è il Trentino. Quindi ci colleghiamo adesso con Trento, ci colleghiamo con il CEO di Trentino Marketing, Maurizio Rossini. Ciao Maurizio. Buongiorno e un caro saluto da parte mia e di tutto il Trentino. Allora Maurizio, chiaramente questo tour di Alza arriverà a sancire l'ingresso in una stagione estiva, una stagione turistica e di eventi eh, molto particolare dopo questo evento così segnato dal Covid. Ecco, vuoi parlarci un attimino di come... Anche gli eventi stiano contribuendo alla ripartenza dell'area alpina nel post-Covid. Stiamo vivendo un momento davvero difficile qui in Trentino, nelle Alpi e un po' in tutta la nostra Europa. Abbiamo vissuto un inverno davvero complicato, difficile, ma nonostante questo siamo riusciti ad organizzare. Anche in questo contesto così particolare, dei grandi appuntamenti, dei grandi eventi legati in questo caso alla stagione invernale. Penso alla Coppa del Mondo di sci nordico, alle Coppe del Mondo di sci, di sci alpino, grandi manifestazioni che hanno fatto conoscere il nostro territorio in Europa e nel mondo. E anche quest'anno, grazie al lavoro dei volontari, dei comitati organizzatori, appunto siamo riusciti ad organizzarlo ed a rendere in questo modo questi appuntamenti così importanti per la promozione dell'intero nostro territorio. Anche per questa ragione sono davvero molto contento di essere qui con voi alla presentazione della quarta edizione del Tour of the Alps, un evento davvero, davvero importante nel quale abbiamo creduto tutti dal primo, dal primo momento e che ci permette di avviare questa nuova stagione, questa nuova primavera ed estate all'insegna appunto delle due ruote, cioè di un modo bello per vivere le nostre dolomiti e, e le nostre Alpi. E quest'anno lo faremo in Trentino andando a scoprire delle zone anche nuove, le valli del Chiese innanzitutto e poi un arrivo davvero speciale, arriva del Garda sul lago di Garda, una tappa che credo resterà negli annali del nostro Tour of the Alps. Molto bene Maurizio, mi sembra il lancio... Perfetto anche per andare ad approfondire la parte tecnica di questo tour di Alps che sarà particolarmente interessante. Grazie mille e ci vediamo presto. Grazie a tutti e ancora davvero un saluto da parte mia del Trentino. E quindi, conclusa la carrellata con i nostri enti, cominciamo a parlare di tecnica, sì, perché. Anche in questo periodo difficile, in questo periodo di restrizione agli spostamenti, questo periodo in cui per certi versi poteva sembrare difficile lavorare, il Tour of the Alps non se n'è stato con le mani in mano, tutt'altro. Avevamo le tappe, come già ben sapete, le avevamo studiate, approfondite, non vedevamo l'ora di pedalarle, non lo hanno potuto fare i nostri campioni nel 2020, allora abbiamo ben pensato di portare un grande campione, per la verità, un campione del mondo, a pedalarle con noi. Buon pomeriggio, Paolo Bettini. Buonasera a tutti. Paolo Bettini ha pedalato in prima persona, ha raccontato in dei video le sue ricognizioni sulle cinque tappe del Tour of the Alps. Ha pedalato da Bressanone fino a Riva del Garda. Ha avuto modo di approfondirne il tema tecnico, ha avuto modo di approfondirne le insidie. Allora, nessuno meglio di lui oggi può spiegarci che cosa dobbiamo attenderci da queste cinque tappe del Tour of the Alps. Paolo, raccontaci tu. Questa edizione del Tour of the Alps è molto bilanciata, come del resto sempre. Eh, le tappe sono eh, mai impossibili eh, e eh, si alternano: si alternano per eh, anche distribuire le, le difficoltà eh, che dovranno affrontare eh, gli atleti in gara. Eh, la prima tappa è una tappa tendenzialmente veloce, ma la caratteristica che poi lega tutte è che è un po' poi la l'aspetto geografico del territorio dove si svolge tutta la gara sulle cinque giornate, eh, grandi pianure non ce ne sono, pertanto anche le tappe facili come la prima, la terza e la quinta, che tendenzialmente sono quelle più facili sulla carta, eh, riservano sempre delle sorprese o comunque offrono dei trampolini eh, che chi sottovaluta magari può eh, pagare, può perdere dei secondi. I momenti chiave, momenti chiave di tutto il Tour of the Alps di questa edizione credo si leghino poi fondamentalmente alla seconda e alla quarta tappa. La seconda con la eh, doppia ascesa dai due versanti, la prima un po' più facile, la seconda quella impegnativa del, eh, del Piller Sattel e la quarta dove... Oltre alle salite che dovranno fare prima, compreso Carlo Campomagno eh, e altre, ma molta molta attenzione al finale. La salita di Boni Prati, tosta in salita e molta molta attenzione, eh, discesa, tecnica, velocissima, che porta praticamente a ridosso dell'arrivo, pertanto, sia in salita che in discesa si può fare la differenza. Ecco Paolo. Tu sei molto legato personalmente a questi territori perché, è molto amante del Trentino e dell'Alto Arge, e in Austria addirittura tu hai vinto anche uno dei tuoi titoli mondiali a Salisburgo, non in Tirolo. Ma d'altra parte eh, l'amore e il, il rapporto c'è sicuramente. Ecco, Paolo, negli anni il Tour of the Alps è riuscito a costruirsi un'identità che lo ha reso amato da tutti gli appassionati nel mondo. Perché? Io credo che la caratteristica fondamentale di questo giro è l'ambientazione, la, l'essere eh, svolto su un territorio particolare. Siamo in mezzo alle Alpi, siamo in mezzo alle montagne. È un giro che però non è impossibile, non, non ci sono tappe. Micidiali né come chilometraggio né tantomeno come salite, eh, che in un periodo della stagione è particolare mm, si arriva al ridosso del Giro d'Italia. Tanti atleti devono affinare la gamba, ma non devono finirla, anzi, devono costruire. E questo tipo di percorso è appetibile. Piace molto, piace molto perché si possono fare dei gran volumi. Eh, di lavoro su salite, ripeto, non impossibili, al, al tempo stesso danno molto ritmo. Eh, sono tappe eh, molto brillanti, mi viene da dire, eh, dove le medie comunque si tengono saranno molto molto elevate, pur essendo in un territorio di montagna eh, piacevole e, e non ci dimentichiamo, eh, sì, è vero che poi eh, gli occhi di molti saranno rivolti al Giro d'Italia, ma eh, è cresciuto molto in questi anni. Ha abbracciato una regione più ampia eh, della, della zona alpina e si è ritagliato un suo pregio particolare, pertanto vincere. Il Tour of the Alps non è solo un prendere eventualmente morale per un Giro d'Italia imminente, ma è sicuramente mettere in casa un trofeo ambizioso, importante, e credo che farà piacere a molti tenerselo tra i, tra i propri trofei. È proprio vero Paolo, quindi ci aspettiamo sicuramente un Tour of the Alps appassionante, un Tour of the Alps divertente e aspettiamo anche te al Tour of the Alps perché non hai certo finito di pedalare. Paolo, ci vediamo presto, ci vediamo qui nell'Euregio. Grazie a voi e a presto sulle strade del Tour of the Alps. Ecco quindi che Paolo Bettini ci ha raccontato la sua esperienza al Tour of the Alps. Chi anche ha esperienza di Tour of the Alps è L'attuale commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, che è stato qui con la sua squadra negli ultimi, nelle ultime edizioni, e vorrei ascoltare anche il suo contributo. Davide, buon pomeriggio. Un saluto a tutti. Ecco, Davide Cassani, come possiamo definire il Tour of the Alps da un punto di vista tecnico? Qual è l'importanza della sua identità tecnica? Ogni corsa deve avere una caratterizzazione, la Sanremo è giusto che sia 300 km, deve restare tale, così come altre classiche. Il Tour of the Alps si caratterizza per percorsi belli, spettacolari, impegnativi e per la lunghezza delle tappe non eccessiva. Ed è la cosa migliore perché alla fine i campioni vengono al Tour of the Alps, con un occhio guardano al Giro d'Italia ma con l'altro per vincere il Tour of the Alps, perché vincere fa sempre bene. E dal momento che il Tour of the Alps è sempre più importante, le squadre, e da quello che so ci sono squadre importanti, tante squadre importanti che verranno al Tour of the Alps per vincere e naturalmente per pianificare una stagione che entra nel vivo per quanto riguarda le grandi corse a tappa. Il lancio perfetto per la nostra chiave tecnica, grazie Davide, ci vediamo presto. Grazie a tutti e a presto. Ringraziamo ancora Davide che tra l'altro ci ha dato anche un ottimo gancio per quella che sarà l'approfondimento della parte più tecnica e forse della parte più attesa della presentazione di quest'oggi, la scoperta delle 22 squadre che quest'anno daranno vita al Tour of the Arts. Per il Tour of the Arts un anno di pausa non è stato certamente un anno di riposo, è stato un anno di lavoro di eh, costruzione e ricostruzione di una serie di, di legami e di sinergie che naturalmente con la pausa di un anno potevano venire compromesse, e di legami e di discorsi con anche le formazioni. Le tante che hanno già partecipato al Tour of the Alps e altre che magari non lo avevano ancora fatto. Il risultato di questo lavoro è Probabilmente la start list più prestigiosa che il Tour of the Alps abbia mai avuto. Al punto che quest'anno il Tour of the Alps ha dovuto scegliere di passare da 20 a 22 squadre perché mai come quest'anno è stata abbondante e qualitativa la richiesta da parte delle formazioni, e parliamo di formazioni anche della massima categoria. Difatti, quest'anno per la prima volta il Tour of the Alps schiererà ben 12 formazioni World Tour. 12 formazioni che rappresentano il meglio di quanto il ciclismo abbia da offrire al giorno d'oggi. Le formazioni sono la Astana Pro Team, la squadra kazaka che sarà guidata da Aleksandr Vlasov, il capitano per il giro, la Gruppa MaFTG di Thibaut Pinot, il corridore che già nel 2018 riuscì ad aggiudicarsi il Tour di Alps e arrivò secondo nella prima edizione, il Team no, Movistar al debutto assoluto in questa competizione, il cui capitano potrebbe essere il colombiano Miguel Ángel Lopez. La Bahrain Victorious, la squadra barenita che schiererà al giro come capitano Michel Landa e auspichiamo e lo aspettiamo anche sulle strade del Tota, che peraltro ha già vinto nel 2015 ancora sotto la vecchia denominazione di Giro del Trentino Melinda. Il Team Ineos, la squadra più vincente del Tour of the Alps l'anno scorso, anzi due anni fa, con eh, la doppietta Pavel Sivakov Tao Tau Geigenhardt, ancora firmata. Con il, il vecchio marchio del Team Sky, Theo Geigenhardt, vincitore dell'ultimo giro d'Italia e che dovrebbe essere ancora una volta capitano della squadra alla corsa rosa e che potrebbe quindi tornare sulle strade del Tour of the Alps. Il Team Kubeka Assos, la nuova squadra di Fabio Aru. La Borans Groe, la formazione tedesca da molto tempo legata anche da delle sinergie. Con il territorio del Tirolo e che potrebbe essere guidata nelle dal tedesco Emmanuel Buckman, la Israel Startup Nation, la nuova formazione che ha accolto nelle proprie fila Chris Frum. La Trex Segafredo, la squadra che sarà chiaramente capitanata da Vincenzo Nibali. Il corridore italiano di riferimento, il corridore che eh, per la squadra di Luca Guerciliana guiderà l'assalto al Giro d'Italia. La Education First Nippo, che torna dopo diversi anni al Tour of the Alps, la squadra eh, americana, adesso con contaminazioni giapponesi, che schiererà a sua volta una serie di corridori interessanti. Eh, il team Bike Exchange, una volta noto come Mitchelton Scott, da quest'anno appunto ha cambiato denominazione ma rimane lo stesso gruppo sportivo, la, è la squadra capitanata per le grandi corse tappe dal, dall'inglese Simon Yates, che potrebbe essere il capitano per il giro e che potrebbe quindi fare a sua volta il suo debutto al Tour of the Alps. Infine, la UAE Team Emirates, una delle squadre sicuramente più forti e consolidate in questo momento a livello mondiale, la squadra di Taddeipo Gazzar, che eh, concentrerà la sua stagione sul giro di Francia, ma che ha al proprio arco... Tantissime frecce, tantissimi corridori di prestigio per fare molto molto bene ed essere ambiziosa anche sulle strade del Tour of the Alps. Oltre alle 12 formazioni World Tour abbiamo anche 8 pro team di assoluto livello e 2 formazioni, eh, una Continental e una squadra nazionale. Fra le pro team annoveriamo le 4 squadre italiane, la Androni Giocattoli eh, Sidermec di Gianni Savio, la Bardiani eh, CSF Faizanè di Bruno De Verberi, la Eolo Cometa, la novità italiana di questa stagione, la squadra guidata da Ivan Basso e Alberto Contador e la Vini Zabù di Angelo Citracca. Inoltre abbiamo invece quattro squadre straniere, la Arkea Samsic che è la squadra che ormai da due stagioni ha accolto il già vincitore del Giro Nairo Quintana, sappiamo che tra l'altro il colombiano sta meditando un nuovo assalto al Giro qualora la sua squadra dovesse ricevere una wild card e chissà che non possa venire anche lui a fare visita per la prima volta alla Corsa delle Oregio. La Gazprom Rusvelo è una squadra eh, russa ma con una forte contaminazione italiana, anche in questo senso. Una squadra che ha già fatto bene e spesso al Tour of the Alps e che sicuramente verrà eh, nell'Euregio con tutte le intenzioni di confermare le aspettative. La Ca Rural Seguros RGA, altra squadra che è stata spesso al Tour of the Alps e ha fatto bene e la 1i Spro Cycling Team, che è una squadra norvegese, una squadra molto giovane, una squadra che già l'anno scorso aveva scelto di puntare con forza al tour of the di è cioè una squadra che sarà attesa con grande eh, curiosità al via di Bressanone. Infine, sul fronte delle Continental ci sarà la squadra del Tirol Cycling Team, la squadra appunto rappresentativa del territorio del Tirolo, eh, guidata da Thomas Pup. Che, tra l'altro, anche quest'anno schiererà diversi corridori italiani all'interno delle sue fila e infine la nazionale italiana di Davide Cassani, con il quale abbiamo parlato in precedenza. Quindi, una, eh, un lineup di, di 22 formazioni, veramente, veramente competitivo, ovviamente. Anche eh, a causa del, um, dell'attesa per il percorso del Giro d'Italia, tanti corridori ancora non hanno potuto confermare in tutto e per tutto i loro piani, ma se queste sono le premesse, sicuramente possiamo attenderci un Tour of the Alps davvero costellato di stelle. Per questo motivo vorremmo ascoltare le parole del senatore Giacomo Santini, presidente del GS Alto Garda, che ci racconti come il Tour of the Alps è ripartito dopo un anno tanto complicato. Presidente Santini, ripartire... Con il Tour of the Alps, dopo un anno di stop, con tutte le sfide che comporta mettere in piedi un evento sicuro in questo tempo decisamente unico, ci vuole un gruppo organizzativo di un certo livello per riuscire a fare questo. Noi ripartiamo con la stessa determinazione con la quale un anno fa decidemmo di non partire. Questo per salvaguardare la gente da troppi rischi che avrebbe corso se noi avessimo aperto una gara ancora con le poche conoscenze di allora. In questi drammatici mesi lo staff organizzativo del gruppo sportivo Altogarda ha acquisito tutte le conoscenze sanitarie e tecniche per allestire un evento internazionale e soprattutto mobile come il nostro, itinerante, con garanzie di sicurezza molto elevate per tutti, corridori, seguito e naturalmente pubblico nei limiti che il legislatore italiano e austriaco ci consentiranno nel mese di aprile. L'adesione, come abbiamo sentito, di 22 squadre, molte delle quali World Tour, beh, è il miglior contributo a darci fiducia per andare avanti così. E soprattutto è anche un elemento di garanzia di alta qualità tecnologica. Ed infine noi abbiamo ancora l'opportunità di rispolverare quella matrice geopolitica che trasforma la nostra corsa in un formidabile strumento di coesione territoriale, storica, sociale e naturalmente sportiva, in quello che viene definito l'Euregio Trentino Tirolese. Quindi è appunto un evento che ha fatto sicuramente i compiti a casa in questi molti mesi di pausa e che riparte anche per questo con ambizioni assolutamente allineate e forse ancora più alte rispetto al passato. Grazie mille Presidente Santini, ci vediamo naturalmente ad aprile. Adesso vorremmo ascoltare anche per un commento da un punto di vista tecnico e di quello che è stata la composizione di questo panel di squadre così prestigioso: il general manager del Tour of the Arts, Maurizio Evangelista. Ripartire in questo modo, ripartire con la fiducia di così tante squadre significa tanto da un punto di vista di quello che il Tour of the Arts è riuscito a creare come affidamento tecnico nel passato, ma anche di quello che evidentemente riesce a garantire oggi da un punto di vista organizzativo e della sicurezza. Significa che abbiamo costruito un rapporto con queste squadre che è un rapporto di fiducia è una uh, segnali continue e importanti di una consistenza tecnica che sicuramente l'evento ha sia dal punto di vista dei percorsi che dal punto di vista organizzativo e soprattutto crediamo che l'elemento innovativo che il Tour of the Alps ha, ha portato con i, suoi, con i suoi percorsi brevi, spettacolari, con i suoi finali effervescenti sia un qualcosa che è stato colto non solo dal pubblico televisivo ma anche appunto dai protagonisti, dai campioni. Credo che tra l'altro un peso importante abbia anche non soltanto la conferma da parte delle squadre, ma anche quella delle, di tutte quante le sedi di tappa dei Trenti, il Tirolo, l'Alto Adige, il Trentino e naturalmente l'Euregio, che adesso si fa da, appunto da, da cappello e Trent Union. Da questo punto di vista posso dire che abbiamo eh, già una promettente lista d'attesa di località che ci chiedono già di ospitare. Il Tour of the Alps nel 2022 o nel 2023 addirittura. Questo significa che evidentemente la manifestazione ha lasciato una traccia precisa, soprattutto nel, nella migliorata struttura organizzativa, eh, evidentemente si recepisce quello che è l'impostazione di un evento molto ambizioso. Non lo abbiamo mai negato. Stiamo con i piedi per terra, però sicuramente il Tour of the Alps guarda alto e guarda lontano. Rispetto a questi feedback che sono arrivati in questi mesi ce ne. Uno che ti rende particolarmente orgoglioso eh, mi piacque molto il commento di Chris Froome al termine dell'edizione 2019 in cui disse che un'esperienza di questo genere era quanto di meglio un corridore potesse desiderare. Eh, corse brevi ma molto intense, eh, tempi di relax sufficienti e soprattutto una cornice i luoghi che attraversiamo straordinari. Quindi sicuramente ci aspettiamo ancora una volta di veder brillare il tour di Alse. Grazie a queste sue caratteristiche e magari, chissà, di riaccogliere anche Chris Froome ad aprile. Lui non lo ha né confermato né escluso, quindi rimaniamo in attesa. Grazie mille Maurizio. Grazie. Quindi scoperte le squadre, andiamo a parlare con i loro rappresentanti, con i loro protagonisti. Abbiamo in collegamento manager, campioni, personalità che ci racconteranno un po' con quale approccio arrivano al Tour of the Alps. Il primo è Giuseppe Martinelli, buonasera Beppe. Buonasera a tutti. Beppe Martinelli, insomma, nella sua storia, Mercatone 1, Saeco, Lampre e Team Astana, ha sempre scelto di passare, prima per il Giro del Trentino oggi per il Tour of the Alps, in vista del Giro d'Italia. Beppe, che cos'è che cerca un tecnico da una corsa come il Tour of the Alps? Il Tour des Alpes, per le squadre che ho diretto, praticamente è sempre stato un ace a passare importante per il Giro d'Italia. Da lì ho capito quanto, quanto poteva essere forte la mia squadra vincendo o facendo bene al Tour de Salle. Eh, I vari Cunevo, Simoni e non per ultimo Nibali sono passati da lì e da lì abbiamo capito quanto poteva essere importante una corsa dura, impegnativa come, come il Tour de Salle. Molte volte ho, eh, mi è capitato di vincerlo e di essere protagonista poi al 100% nella corsa successiva che è il Giro. Perciò per me eh, passare dal Tour des Alpes è una cosa molto importante per il mio team e per tutto quello che compete essere presente in una grande corsa a tappe. Grazie Beppe, quindi ci aspettiamo sicuramente la tua Astana protagonista e Alexander Vlasov, il tuo capitano del Giro. Sicuramente fra i primi. Grazie Beppe e a presto. Buonasera a tutti. Quindi da un tecnico esperto come Beppe Martinelli, che questa corsa l'ha vinta tante volte, ma in ammiraglia, passiamo invece a un altro tecnico, a quello che oggi è diventato un team manager, che questa corsa l'ha sì vinta, ma l'ha vinta da corridore. Il team manager della Eolocometa, Ivan Basso. Buonasera Ivan. Buongiorno a tutti. Da te vorremmo sapere come una squadra giovane come la tua eolocometa, la tua prima esperienza a livello Pro Continental, si approccia a un evento come il Tour of the Alps? Per eh, il team eolocometa partecipare al Tour of Alps è, una, è un onore. Eh, correremo con, eh, con la determinazione eh, che, che, che è un po' il... Ehm, la nostra identità, quello che la nostra squadra deve rappresentare in tutte le corse che fa. Una corsa importante: una corsa dove i nostri ragazzi giovani cercheranno di mettersi in mostra, di lottare con i campioni al via. È una delle corse più importanti del calendario eh, nazionale, internazionale, quindi sarà veramente eh, una delle corse dove il team si impegnerà a fondo, dove il team cercherà di tirar fuori il meglio e di dimostrare di avere eh, le qualità per poter correre in questa categoria. E grazie, Ivan Basso. Grazie, a presto, ciao. Adesso, da un tecnico che è stato corridore e ha vinto, a un corridore, un corridore di oggi, che il Tour of the Alps è arrivato veramente vicino a vincerlo. Ma tutto sommato ha potuto godersi il successo di un suo compagno di squadra. Nel 2019, Tao Gegenhardt ottenne nella prima tappa del Tour of the Alps il suo primo successo da professionista e nella quarta tappa la seconda. All'epoca arrivò secondo al Tour of the Alps. Ancora in pochi lo conoscevano in Italia e altrove. Dopo lo scorso ottobre, quando si è laureato vincitore del Giro d'Italia, probabilmente il suo nome è noto sicuramente a qualcuno in più. Teo non ha potuto essere oggi collegato con noi in simultanea, ma ci ha voluto mandare un video messaggio e noi lo ringraziamo per questo. Ringraziamo anche il Team Ineos per la collaborazione. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato Teo. Ciao tutti, uh, Teo qui in uh, Gran Canaria con, con la squadra. E, ok, um, I wouldn't have uh, ever imagined no, that um, life would change how it has when I won in, uh, in Tour of Alps, but at the same time I think that's the, the beauty of life, uh, you never know what's coming around the corner. And you never know what's coming around the corner in a race too, and I didn't expect to, to win uh, that day. Or, next day and, and yeah beautiful memories with my good friend Pavel and teammate to to get first and second in the race uh, I'm excited um, at some point in my career to come back to Tour of so Alps I would like to, to win it uh, to close that circle uh, everyone knows I quite like uh, brown things so. ciao tutti have a nice day uh, good luck with your presentation and look forward to seeing you ciao ragazzi Lo avete sentito, Teo Geigenhardt ha auspicato di tornare un giorno al Tour of the Alps per vincerlo. Non si è ancora sbilanciato sui programmi di quest'anno, il che è comprensibile. Il team Ineos Grenadiers non ha ancora appunto, comunicato quelli che saranno i suoi capitani per le grandi corse a tappe. Sappiamo però che eh, l'orientamento è quello di avere proprio Geigenhardt alla difesa del suo titolo al Giro d'Italia e sappiamo che generalmente il capitano del Giro d'Italia del team Ineos Grenadiers passa per il Tour of the Alps. Quello che è certo comunque è che se Gaganard sarà qui con noi non sarà da solo ma sarà accompagnato da una squadra forte, da una grande squadra. Chi ha già annunciato che ci sarà è il campione del mondo a cronometro, Filippo Ganna, che dalla scorsa stagione certamente non possiamo più vedere soltanto come uno specialista delle prove contro il tempo ma come un corridore di grande sostanza anche su percorsi più duri. D'altra parte quattro tappe al Giro d'Italia non si vincono per caso. Quindi Filippo purtroppo non ha potuto essere con noi per interagire in diretta, ma anche lui ha voluto mandarci un messaggio, un suo contributo in vista della sua prima partecipazione al Tour of the Alps. Ciao, sì, siamo qui a Gran Canaria per preparare questa stagione 2021. Il sicuro il passaggio per Tour de Alps sarà uno dei punti fondamentali per prepararsi al Giro d'Italia che l'Olimpiade che aspettiamo da ormai cinque anni. Speriamo dai, di arrivare con le gambe buone e saremo al grande supporto per un grande team che di sicuro darà spettacolo. Grazie quindi a Filippo Ganna e con lui chiudiamo questa piacevole parentesi con il team INEOS Grenadiers sul quale abbiamo, come sempre, grandissime aspettative. Il team australiano, il team Bike Exchange, non è mai stato al Tour of the Alps in passato Quest'anno sarà un esordio per una squadra che in questi anni nei grandi giri ha fatto molto e bene ed è stata grande protagonista. In particolare, un grande, una grande corsa a tappa l'ha conquistata e l'ha conquistata con Simon Yates, vincitore già della Vuelta a Spagna, e quest'anno all'esordio al Tour of the Alps. Simon, it's very nice to have you here. It's very nice to know that you'll be joining the Tour of the Alps this year. Hey guys! Uh, looking forward to the Tour of the Alps. Can't wait to be there. It's a race that I've always wanted to be at. Grazie mille a Simon Yates, che quindi va ad aggiungersi a un panel di protagonisti attesi per questo Tour of the Alps, veramente, veramente importante. Chiudiamo quindi questa pagina dedicata ai protagonisti, ai tecnici, ai campioni, e ne apriamo un'altra, altrettanto importante dal punto di vista del Tour of the Alps perché sicuramente l'evento eh, vive della sua portata tecnica, vive della sua attrattività, vive dei suoi campioni, ma è altrettanto vero che un evento di questo peso, senza una strategia di marketing, senza una forte struttura da un punto di vista del marketing e della comunicazione, non potrebbe raggiungere i suoi obiettivi. Per questo ho piacere di introdurre Ginevra Cividini, marketing e media rights manager per PMG Sport. Buonasera a tutti e grazie per lo spazio dedicato a PMG Sport. Ecco, Ginevra eh, rappresenta questa sera PMG Sport, che è la società eh, che ah, detiene i diritti marketing e di produzione televisiva del Tour of the Alps. Ginevra, vorremmo approfondire con te appunto lo schema e la modalità con cui il Tour of the Alps viene eh, commercializzato, promosso e distribuito. Prima di tutto siamo orgogliosi di avere all'interno della nostra offerta di contenuti una gara così importante come il Tour of the Alps da quattro anni. Il modello strategico su cui si basa PMG va oltre il concetto di singola piattaforma, portando lo sport live in modalità completamente gratuita in simulcast su multipiattaforme e multi-device. I nostri standard di produzione ci permettono di mettere a punto un contenuto di alta qualità in live streaming distribuito in tutto il mondo e abbiamo sviluppato un forte circuito di distribuzione con i principali emittenti nazionali e internazionali che integra tv, internet e social media. Quindi portiamo il contenuto là dove c'è il pubblico. Il Tour of the Alps è visibile in più di 200 paesi in tutto il mondo, dall'Asia all'Europa, alle Americhe e nell'ultima edizione del 2019 abbiamo raggiunto più di 20 milioni di persone. Il nostro obiettivo è quello di crescere sempre di più questo dato. Quindi sicuramente le premesse ci sono perché sarà un tour of the arts internazionale e di altissimo livello. Sicuramente arriveranno anche i risultati da un punto di vista del marketing e della comunicazione. Grazie, Ginevra, e ci vediamo al tour of the arts. Grazie per l'attenzione. E non mi resta che augurarvi buona visione. Grazie mille a Ginevra e a PMG per un tour of the arts che guarderemo in ogni angolo del mondo. Quindi. Questa sera vi abbiamo presentato quello che ci attende per il Tour of the Alps 2021. Il percorso già lo conoscevate, e se non lo conoscevate, ve lo abbiamo ricordato. Questa sera abbiamo appreso quali saranno le formazioni protagoniste, e ci siamo fatti un'idea anche di quali corridori potranno animare le nostre 5 tappe: 716 km, oltre 13.000 m di dislivello. Da parte mia non mi resta che ringraziare, ringraziare tutti voi che avete dedicato il vostro tempo e siete stati insieme a noi alla scoperta di questo Tour of the Alps 2021 nella speranza di avervi ancora con noi in ogni maniera in cui sarà possibile nel mese di aprile. Ci attendono meno di tre mesi al grande traguardo e anche alla grande partenza, evidentemente, e noi non vediamo l'ora e confidiamo che oggi, magari un pochino di più, non vediate l'ora nemmeno voi. Grazie mille e alla prossima!